sono Anna Secci, sono una coordinatrice infermieristica della PS Sardegna, lavoro presso l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. E in questa giornata vorrei affrontare la tematica partendo dal titolo della nostra giornata del Consiglio Nazionale della PIAS, la vera sfida in un progetto di cambiamento. Raccogliamo senz'altro l'invito e la sfida, non senza fare qualche considerazione sul contratto nazionale appena siglato, che ha generato non pochi malumori tra i lavoratori. A tal proposito non si può non sottolineare infatti la parte del contratto riguardante il sistema degli incarichi del personale di coordinamento, che di fatto ha sancito la morte dei coordinatori con la conferma degli incarichi a tempo, creando paradossalmente una condizione di precarietà di ruolo sulla pelle di lavoratori stabilizzati e disconoscendo di fatto le competenze acquisite ed agite da sempre dal personale con specifici compiti di organizzazione del lavoro e gestione del personale nelle unità operative complesse, nei dipartimenti e nelle strutture semplici dipartimentali. Riteniamo infatti che il senso del cambiamento non deve essere inteso necessariamente come lo stravolgimento dell'esistente sacrificato sull'altare di una non ben identificata trasformazione strutturale finalizzata a produrre un sistema a maggiore focalizzazione e specializzazione per lasciare spazio ad altre figure, piuttosto che confermare quei punti fermi che da sempre fino ad oggi hanno rappresentato ed ancora oggi rappresentano lo snodo strategico all'interno delle sempre più complesse organizzazioni sanitarie. Detto ciò, ci chiediamo quali opportunità siano da cogliere e quali criticità da appianare all'interno della relazione riguardante il prossimo contratto nazionale di lavoro 2019-2021. Sicuramente positivi, con qualche distinguo, sono da considerarsi i 6 punti oggetto di proposizione nell'ambito delle relazioni e trattative con il governo. Più specificamente l'aspetto riguardante l'ambito relativo all'esplicitazione della commissione paritetica contrattuale ex articolo 12, di cui la revisione del sistema degli incarichi non appare esaustiva per effetto della previsione di un allineamento a quello della dirigenza sanitaria, che se riferito al dirigente di struttura, sia essa semplice o complessa, non troverebbe dal nostro punto di vista una naturale collocazione, se non riferito direttamente ai dirigenti infermieristici o tecnici. Pertanto, considerata la poca chiarezza nella proposta, chiediamo se si intende superare il già citato incarico a tempo del contratto nazionale 2016-2018, riportandolo sullo stesso piano di quello del personale medico di primo livello. Bene la definizione dell'indennità di esclusività e ancora necessita di un approfondimento la parte riguardante la definizione degli OS all'interno dell'istituenda area sociosanitaria. Soprattutto non trova riscontro la descrizione relativa alla concretizzazione nel processo assistenziale delle attività riconducibili allo specifico infermieristico. A tal fine, tale declinazione comporterebbe di fatto all'interno delle organizzazioni sanitarie il caos e la conseguente confusione di ruoli, aumentando i conflitti, i contenziosi e non ultimo la difficoltà per il cittadino di poter identificare con assoluta chiarezza il chi fa cosa, garante del processo assistenziale. Assolutamente positiva la nuova classificazione nella parte relativa al superamento dell'attuale nomenclatura, superando la dicitura di collaboratore professionale sanitario con il nome proprio di chi esercita una specifica professione. Per ciò che attiene alla revisione del sistema dell'indennità, dovrà prevedere invece il ripristino del pagamento dell'indennità di festivi, poiché in alcune regioni d'Italia, tra queste la Sardegna, sono infatti state sospese, e chiedere l'integrazione nel nuovo contratto di un'indennità cospicua rivolta ai lavoratori turnisti H24. E ancora, altre due riflessioni. Per quanto attiene l'incarico di funzione, è stato detto stamattina che è a tutto tondo sovrapponibile a quello della dirigenza. E ci domandiamo, ma come mai paradossalmente si fanno simili affermazioni? Cioè, un incarico di funzione sovrapponibile a quello di una dirigenza applicato sul personale del comparto, quindi applicato sul personale che non ha un guadagno economico esattamente identico a quello di un dirigente di struttura complessa. Ed ecco qua le contraddizioni. E poi, ultima frase,
sicuramente da dover spendere nei confronti di questi lavoratori che sono stati più colpiti è il fatto di dover affermare che il lavoro del coordinatore è un lavoro che per la sua specificità non può e non deve essere ricondotto all'esercizio previo incarico, ma data l'elevata scolarizzazione riconosciuta e sancita la forte caratterizzazione di natura organizzativa manageriale, deve essere ricondotta, così come lo era, all'assunzione previo concorso pubblico. Tale specificità, infatti, consentirebbe a pieno titolo di saper svolgere e poter svolgere davvero in piena autonomia, rappresentando quindi un valore aggiunto per le organizzazioni sanitarie. Grazie.